Eurosa, ma è questo sistema piuttosto articolato, e il cuore centrale di Eurosoma sono queste bottiglie. Queste bottiglie sono bottiglie dove all'interno di queste bottiglie c'è un liquido. Questo liquido si divide in due perché è una soluzione di acqua e di olio. All'interno sono erbe, sono tutte erbe, diciamo, coltivate in produzioni particolari, tutte biodinamiche, eccetera, eccetera. E, allora, questo liquido, quindi è messo in queste bottiglie che sono di cristallo, di un vetro particolare, diciamo. C'è anche la candela, Sì, sì, hai ragione. Il set completo, cioè tutto il set, quindi vedete soltanto 20, sono più di 100 bottiglie. Quindi immaginatevi quanti colori ci sono, sono un'infinità. Sono tantissimi. Un sacco di combinazioni. Queste bottiglie le guardiamo e è come se il nostro inconscio, lo possiamo chiamare inconscio, oppure la nostra anima, se vogliamo chiamarla anima, o il nostro maestro interiore, la nostra essenza profonda. Ognuno gli dà il nome che vuole, dipende da quello che noi pensiamo sia il nome più adatto, entra in connessione, perché i colori, noi sappiamo, sono vibrazione, perché in effetti il colore in natura non esiste. Il colore è semplicemente la rifrazione della luce. Quindi il colore in natura non esiste, è la rifrazione della luce, di una vibrazione. Quindi, ma anche noi vibriamo, secondo certe teorie scientifiche, anche noi siamo vibrazione, no? Quindi se noi ci mettiamo di fronte a queste bottiglie, le guardiamo, le osserviamo, a un certo momento entriamo in vibrazione e risuoniamo maggiormente con una bottiglia piuttosto che con un'altra. Con quella che ci piace? Probabilmente sì. Oppure con quella che magari ci chiama di più. E allora la scegliamo. E in questo modo noi scegliamo un tot numero di bottiglie, per la precisione 4. E cosa ci raccontano queste bottiglie? Ognuna ha un suo messaggio. Ci dicono, per esempio, cosa siamo venuti a fare su questa terra, qual è in un certo senso il nostro, la nostra, tra virgolette, missione, no? Che cosa siamo venuti a svolgere come compito. Non in quanto, che ne so, magari gestore di una libreria, no? Ma certo. Qualcosa di più profondo, no? Ecco. Oppure ci dicono qual è l'ostacolo che troviamo sempre sul nostro cammino, qual è la sfida che dobbiamo affrontare, a che punto siamo e che cosa ci riserverà il futuro. Questo ci dicono le quattro bottiglie che noi scegliamo. Questo anche perché Eurosoma ci dice che quello che noi siamo venuti a fare su questa terra è come una sorta di metterci alla prova, è una scuola. Noi siamo qui perché dobbiamo crescere, dobbiamo capire, dobbiamo fare un lavoro su noi stessi. E se abbiamo un ostacolo, è perché dobbiamo mettere alla prova noi stessi? È perché quell'ostacolo servirà per misurare la capacità del nostro essere in grado di superarlo. Ma non finisce qua, la bellezza di Eurosoma va oltre, perché molto spesso succede che noi magari sappiamo, che dici, io ma lo so, cavolo, che intoppo sempre lì, ma come faccio? Dici, perché il problema è che io lo so, ma come si fa? Eurosoma va oltre, perché una volta che io ho fatto la scelta e le bottiglie mi hanno detto qualcosa, giusto? Quindi io ho scelto già anche il mio messaggio. Poi, però, la bottiglia che mi ha parlato dei miei ostacoli è anche la bottiglia che userò sul chakra, e spero che più o meno tutti sappiate cosa sono i chakra, se qualcuno non lo sa ditemelo, vabbè, ma adesso dico due parole sui chakra. Si vergogna, non mi sa. No, vabbè, mamma, qualcuno, che non c'è mica niente da vergognarsi. Uso la bottiglia, cioè il liquido che c'è all'interno, sul mio corpo fisico, quindi sulla mia pelle, a livello corrispondente al chakra dove maggiormente si è manifestata, diciamo così, il problema, la tematica o quello che è il nodo, no? L'inghippo, diciamo così. E questo che cosa fa? Riporta a livello energetico una sorta di armonia, in modo che io, non la bottiglia, sia chiaro, non è la bottiglia che fa chissà che miracolo, ma la bottiglia mi ha rimesso un po' in sesto, diciamo, e io potrò allora affrontare meglio
non lo so, i problemi che ho nella mia vita, oppure potrò avere maggiore creatività e trovare la soluzione a quella cosa che non riuscivo a risolvere, potrò affrontare meglio con maggiore energia la mia giornata, che magari stavo un po', oddio, quanto sono stanco, riuscirò a fare con più entusiasmo le cose che devo fare, mi darà quella marcia in più.